Buonasera a tutti, sono Giuseppe Granata, prefetto del Reggio Calabria Est Roma. Questa sera siamo presso la lavagna del liceo classico tenente colonnello Giuseppe Famigliari e tratteremo del tema l'aggressione di genere nella qualità, partendo dall'aggressività dal mondo antico di mito di Florenzia e Orfeo. Ringraziamo il dirigente scolastico dottor Domenico Cavettieri per averci ospitato e ora avremo come relatori l'avvocato Mariano Giovanna Abbate, criminologa, ispettore capo dottor Antonio Battaglia, assistente capo Anna Curcurruttu e la dottoressa Lomorelli Alessia. Ringrazio i rotariani presenti e gli ospiti in particolare, la dottoressa Maria Pia Cucina, assistente del governatore, la dottoressa Concetta Siniprovi, dirigente scolastico, istituto comprensivo legale, i docenti dei vari istituti del comprensorio presenti, i vice presidente del nostro club, avvocato Gino Scorpio e dottor Antonio Mantova, i rotariani e il vicepresidente dell'Interact, Gabriele Paoli, rappresentante dell'Interact. Grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti, intanto sono doverosi saluti, io farò una piccola prefazione alle relazioni che mi seguiranno. Intanto è doveroso, è logico anche fare da parte mia i saluti. Saluto l'assistente del governatore, la dottoressa Maria Pia Porcino, le autorità civili presenti e le autorità interactiane, la persona del vicepresidente Gabriele Paone. Intanto ringrazio e saluto il preside, il dirigente scolastico del liceo classico Giovanni Famigliari, perché ha avuto una, tanto tra il quale abbiamo una grande riconoscenza e lo ringraziamo per la grande lungimiranza che ha avuto, per avere per primo aderito a questo nostro progetto, che è un progetto che ha un nome molto particolare e vi spiegherò avanti da dove, qual è la genesi di questo nome che abbiamo assegnato. E grazie anche ai docenti, grazie tanto ai ragazzi che in un pomeriggio di studio hanno dedicato il loro tempo ad ascoltare questo messaggio che viene dal Rotary Reggio Calabria Est, che ovviamente giunge anche a interessare il nostro comprensorio. Grazie ai nostri relatori, che cito in ordine di comparizione nella scaletta, l'avvocato Maria Giovanna Labbate, l'ispettore capo dottor Antonino Battaglia e la dottoressa Alessia Lomorelli, che peraltro è la nostra socia, del nostro tempo. Grazie ancora di cuore per aver partecipato a questo nostro start-up che io ho voluto partisse, ovviamente con il permesso del nostro dirigente scolastico, dottor Domenico Savettieri, da Reggio Portosalvo, non a caso. Noi abbiamo voluto dare un nome a questo progetto, che è Florenzia Orfeo. Perché? Perché Florenzia era una giovane donna di 17 anni, che è una donna come tante altre, una giovane donna della Roma antica, ed è il primo caso che io sono riuscito a trovare nella letteratura di violenza di genere. Infatti Florenzia fu uccisa e gettata nel Tevere dal marito almeno 2000 anni fa. Quindi un tragico destino che accomuna, ovviamente con modalità diverse, 2000 anni di storia, attraversa 2000 anni di storia e la comune alle donne del terzo millennio. Tornando ai nostri giorni, io ho una pagina e mezzo da per annoiarvi, ma ci sono due citazioni che vorrei che voi ascoltaste con attenzione. La prima è quella di una lettera delle detenute del carcere femminile di Migevano, che nel 2013 parteciparono a un progetto rotariano nel distretto 2050. Siamo creature straordinarie, siamo mamme, generiamo la vita, anche quella degli uomini che attraverso la violenza spezzano un incantesimo, sfregiano la natura tutta. La violenza non è solo fisica, è diffusa e viene nascosta, e poi c'è l'altra, quella
quella sottile che si consume, consume e dilania lentamente l'anima, fatta di comportamenti di poca considerazione o di indifferenza. Queste poche righe sono le parole di 100 voci che stanno urlando per dire basta alla violenza sulle donne. Le donne in generale. Qualche citazione sui dati. Secondo la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, detta nel 1993, all'articolo 1 si cita: come violenza sulle donne, qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre subisce violenza nel corso della propria vita, ovviamente sotto forme diverse. E la violenza sulle donne nel mondo è la prima causa di invalidità in una fascia d'età compresa tra i 16 e i 44 anni. Il 33,9% delle donne che subiscono violenza non lo denunceranno mai, e il 70% degli omicidi di genere avviene nel contesto familiare. Ovviamente, rivolgendosi all'Italia, noi sappiamo bene che questo è un problema e una molto molto pressante. Chi di noi sente quasi giornalmente un episodio dai nostri telegiornali? Volevo solo dire che agli amici e alle amiche dell'autorità che oggi sono qui con noi, che Rotary c'è, ovviamente a modo suo, c'è con la discrezione, con l'azione sul campo, nel mondo e nel nostro territorio, ovviamente con i propri limiti e con le possibilità che ha, pensando globalmente e agendo localmente. Non vuole mai sostituirsi alle istituzioni, ma le vuole affiancare, mettendo in campo esperienze e professionalità dei suoi soci e soprattutto il loro estimabile livello culturale e umano e di grande bagaglio di conoscenza ed esperienze. Vorrei concludere con una bellissima citazione dal Talmud, che è un libro ebraico. Ovviamente mi avvarrò del supporto di un grande artista, che è Roberto Benigni. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Che ringrazio ancora. Buonasera a tutti. Grazie al Presidente del Rotary di Reggio Est. Grazie a tutti i componenti. Grazie a voi per aver scelto questo istituto, che non è soltanto il familiare di mezzo, è una delle scuole del nostro territorio ed è una delle scuole che questa parola magica, che è donna, ha cercato di impostare intorno a cui far ruotare tutta la sua funzione formativa, soprattutto in questo anno scolastico appena iniziato,
che ha visto la nostra cittadina in prima fila o in prima linea, non voglio dire sempre in prima pagina, per quello che è accaduto a Melchior. Ed è proprio in virtù di questo che noi dobbiamo operare all'unisono con tutte quante le organizzazioni che operano per il bene comune del territorio, affinché ci sia sempre tolleranza, concordia, collaborazione, spirito di solidarietà. Su questo nome magico che è donna, ora bambina, ora fanciulla, più in là preadolescente, poi giovane, poi donna adulta e infine con quel nome magico donna, la mamma del nostro Signore. E in nome della mamma del nostro Signore che ringrazio il dottore per aver scelto la nostra scuola e aver dato ai nostri ragazzi l'opportunità di partecipare a un evento così formativo in un momento particolare per la nostra comunità. Grazie. Passiamo la parola all'avvocato Maria Giovanna Falcone, possiamo come? La padre, perdono. Dove sono? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, ringrazio il presidente del Rotary e tutto il suo direttivo per avermi oggi invitata qui a presenziare in merito a questa tematica. Cercherò di essere il più breve possibile in quanto si tratta appunto di una tematica molto vasta e che presenta numerose sfaccettature. Dunque, la violenza di genere nei confronti delle donne, perché purtroppo la maggior parte delle vittime è rappresentata dal sesso femminile, rappresenta una violazione dei diritti umani, come diceva appunto prima il presidente del club. La discriminazione quindi perpetrata nei confronti delle donne costituisce ormai un problema mondiale. In Italia questo problema resta ancora irrisolto, anche se si estende dalla violenza fisica fino a giungere a quella psicologica ormai. In altri paesi invece le donne, come ahimè i mass media ci informano, vengono trattate come schiave, subiscono anche mutilazioni genitali, ecco, si vengono addirittura violentate dagli stessi mariti. E quindi vengono costrette a stare in silenzio e subire queste violenze. In pratica vengono considerate un accessorio del capofamiglia, del marito o del padre. Quindi il compimento di reati di violenza nei confronti delle donne negli ultimi anni ha subito un notevole incremento. Appunto prima il presidente del Rotary stilava una percentuale, una statistica fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una donna su cinque è vittima infatti di abusi e violenze sessuali da parte di appunto un uomo nella sua vita, ma tutto ciò non viene raramente, diciamo, viene denunciato alle autorità competenti. E di questo argomento poi ovviamente verrà ampliato dall'ispettore Battaglia. C'è da dire però anche che la violenza domestica purtroppo continua ad essere il contesto all'interno del quale maturano percettualmente il numero di reati perpetrati nei confronti sia delle donne che dei minori, di cui a breve poi tratteremo. Solo in rarissimi casi comunque è improvvisa e le sue caratteristiche sono la quotidianità e quindi anche la ripetitività di questi eventi. Ma entriamo ecco nel merito, per quello che è il mio settore. Qual è il compito della criminologia? Ecco, in casi di violenza di genere, l'esperto, il criminologo, cos'è che deve fare? Qual è il suo compito?
Bene, la criminologia, l'esperto, entra in campo quando comunque si vuole cercare di comprendere cosa è scattato nel soggetto nel momento in cui ha commesso questo comportamento delittuoso. E infatti l'esperto dovrà capire quali sono le cause che hanno portato il soggetto a compiere un determinato fatto, a prescindere sempre dalla presenza di patologie, come ad esempio disturbi psichici. Sulla scorta di queste informazioni l'esperto raggiungerà questo obiettivo tramite uno strumento fondamentale, che è appunto il colloquio criminologico, dove il soggetto verrà comunque sottoposto a delle domande precise e mirate, quindi dove appunto racconterà l'episodio, quindi i motivi che lo hanno indotto a compiere quel determinato delitto, e quindi anche il momento focale della situazione e anche i sentimenti che ha provato nel momento in cui ha commesso quel determinato fatto, quel determinato reato, che può essere, anche stalking, minacce, ingiurie, molestie, violenze. Quindi tutto ciò l'esperto lo comprenderà sia quindi attraverso le parole, quindi attraverso il linguaggio verbale, e sia attraverso il linguaggio del corpo, perché molte volte il corpo trasmette quello che con la parola non si riesce a dire. Quindi comprendere e capire ogni nostro movimento, ogni nostro gesto è molto importante, perché costituiscono una chiave di lettura. Quindi da questo colloquio l'esperto quindi riuscirà in poche parole a comprendere gli stati emotivi del soggetto, anche il suo vissuto, i suoi aspetti familiari e sociali, le sue figure di riferimento, i suoi modelli educativi, il suo vissuto, quindi per esempio se ha avuto un'infanzia difficile, quindi anche e soprattutto dalle motivazioni che l'hanno indotto a compiere quel determinato fatto reato, e soprattutto comprendere, e sempre questo spetta all'esperto, la percezione del danno arrecato alla persona, alla donna. Quindi sulla scorta di queste informazioni raccolte, l'esperto riuscirà comunque a esprimere le sue valutazioni e a delineare così la personalità del soggetto. Ma chi sono gli autori di violenza, che commettono queste forme di abusi, di maltrattamento nei confronti delle donne? Di solito appunto sono coloro che hanno difficoltà di gestire i propri impulsi, quindi è un soggetto insicuro anche di sé, non più in grado soprattutto di gestire la rabbia. Rabbia intesa come quell'insieme di sentimenti che si esprimono in un unicum, come ad esempio quello di sentirsi ingabbiati, di sentirsi comunque infantilizzati, di sentirsi abbandonati, e comunque tutta una serie di sentimenti che comunque vanno sempre letti sia all'interno della storia dei soggetti che della storia della coppia stessa, quando si parla appunto di relazioni. Quindi un soggetto in pratica che esclude la coscienza appunto con un vero blackout, che sfoga i propri traumi e le proprie paure che derivano dal suo passato familiare, da aspetti familiari degradati, e a volte anche dalla sua posizione sociale e culturale che ricopre appunto nell'interno della società. Oppure anche per aver vissuto un vissuto abnorme all'interno della famiglia o della coppia.
in pratica è quindi l'uomo che non deve chiedere mai, perché tutto gli deve essere concesso. Però possiamo dire anche che esistono dei piccoli segnali attraverso i quali è possibile riconoscere una personalità violenta. I violenti, infatti, di solito non hanno essere contraddetti, infatti considerano il pensiero come inutile, lento ed ingombrante, mentre l'azione aggressiva è efficace, veloce e coraggiosa. Ma chi sono le vittime? Come dicevamo poc'anzi, la maggior parte delle vittime è rappresentata dalle donne. Le vittime donne, che subiscono appunto questo genere di violenze, iniziano ad essere insicure, ad avere paura, a svalutarsi, distruggono così la propria autostima e comunque si sentono, non hanno più le capacità decisionali, si sentono colpevoli di ciò che fanno e di ciò che dicono, pensando di meritarsi il maltrattamento appunto per le proprie scelte, perché sono in pratica sono delle donne pensanti, sono delle donne che comunque intelligenti e quindi in grado di comprendere tante cose. Quindi molte volte si attribuiscono la responsabilità di queste violenze, di questi maltrattamenti. Infatti esistono due tipi di categorie di donne: le donne che comunque hanno intrattenuto una relazione intima con il proprio aggressore o molestatore, e poi ci sono però anche quelle donne che sono vittime di atti persecutori, come ad esempio, questo è un esempio appunto eclatante, le vittime dello stalking, lo stalker, che comunque vengono considerate oggetto di possesso e di desiderio da parte appunto del proprio aggressore e molestatore. Disprezzo appunto e riprovazione sono le risposte che le donne nella maggior parte delle volte si danno quando chiedono aiuto alle autorità giudiziarie competenti. Però c'è da dire anche questo, che molte volte la donna vittima, nella maggior parte appunto dei casi, non è in grado di lasciare, di liberarsi da questo genere di relazione violenta, perché nella maggior parte delle volte questo genere di violenze si attuano all'interno della famiglia. E quindi all'interno della famiglia, il presupposto della famiglia cos'è? Il valore è il legame affettivo. Quindi è anche vero che proprio in virtù di questo legame la donna si sente confusa e vive una situazione ambigua, perché è ambigua sia sul piano fisico che sul piano affettivo, e questi due poli si sovrappongono, generando di conseguenza nella donna confusione. Nella donna quindi l'autostima deve derivare dal rispetto verso se stessa, dalla propria autostima, dalla libertà di personalità, di moralità e quindi da una libertà interiore. Infatti succede spesso che anche che le donne si relazionino, ecco, ad uomini con personalità violente in senso latente, senza quindi tenere conto di come potrebbero reagire nel momento in cui questi soggetti, ecco, vengono abbandonati, ecco, ricevono un abbandono. È essenziale quindi che le forze dell'ordine tengano conto e non sottovalutino ogni richiesta di aiuto da parte di queste donne minacciate, e quindi intervenire prontamente. Poi c'è il minore, quindi un'altra faccia di questo fenomeno, che appunto è più sommersa ma non per questo meno drammatica, è quella forma di violenza fisica e morale che i minori subiscono. Purtroppo frequentemente i mass media ci informano di reati le cui vittime sono appunto i minori, quindi maltrattamenti, abbandono, abusi, violenze, bullismo, pedofilia,
Quindi tutte queste fattispecie di reati potremmo definirle. In Italia infatti sono cresciuti il numero di reati commessi in danno dei minori e la maggior parte appunto delle vittime è costituita dalle bambine e adolescenti abusate, violentate e maltrattate. Perché è necessario ragionare su questi dati? È necessario perché è importante comprendere la vastità del fenomeno e di conseguenza la pericolosità per poter intervenire prevenendo e contrastando il fenomeno. Perché specie, ecco, quando questi reati vengono commessi in danno di minori, ciò che conta e ciò che è importante da tenere conto è che molte volte, specie se si tratta di bambini e quindi piccoli, non sono in grado di denunciare gli abusi sessuali, gli abusi fisici che ricevono e quindi diventa difficile comprendere tutto ciò e comunque le denunce arrivano solamente quando chi ruota intorno ai bambini percepisce qualche campanello d'allarme. È un meccanismo, mi rendo conto che comunque è un meccanismo difficile da tenere sotto controllo, perché molte volte le figure che ruotano intorno ai bambini sono, ai minori, sono per la maggior parte delle volte le stesse che abusano e quindi usano violenza nei confronti degli stessi. Quindi del problema è difficile accorgersene, perché quando si arriva, ecco, quando un insegnante magari se ne potrebbe accorgere, è già un po', è già troppo tardi, perché l'insegnante se ne può accorgere solamente quando arriva e il bambino entra nella fascia di età delle elementari. Quindi occorre comunque che la scuola, la famiglia, i centri di aggregazione prestino maggiore attenzione ai comportamenti e quindi agli eventuali campanelli di allarme lanciati dal minore abusato e maltrattato. Per contrastare questi fenomeni che ormai costituiscono un allarme sociale, lo scorso 19 giugno, appunto come leggiamo dalla slide, è stata ratificata dalla Camera e il Senato la Convenzione di Istanbul, appunto per prevenire e contrastare la violenza di genere in danno delle donne e dei minori. Qual è lo scopo di questa legge? Quello di prevenire gli atti di violenza, proteggere le vittime e perseguire gli aggressori, oltre che riconoscere la violenza sulle donne come una violenza dei diritti umani. Alcuni di questi punti riguardano anche la protezione dei bambini, testimoni di violenza domestica, la penalizzazione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili, dell'aborto e della sterilizzazione forzata. La violenza domestica, quindi correlata ai diritti fondamentali dell'uomo, costituisce un aspetto innovativo della Convenzione, perché si afferma che ogni concetto e ogni forma di discriminazione e sopraffazione impedisce la piena attuazione di ogni altro diritto umano necessario a realizzare una società democratica. Mi piace concludere il mio intervento con una slide a difesa delle donne. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Grazie. Grazie, avvocato. Adesso passiamo la parola all'ispettore capo Antonino Battaglia. Buonasera, dopo tutte, intanto grazie al professor Natoli, grazie al dottor Alberti, dottor Zanettieri, tutti quanti presenti, le autorità che hanno contribuito a questa giornata di ancora
ancora intensa, perché abbiamo ascoltato veramente una bella presentazione da parte del dottor Alberti, che prima con la VIP video è stato veramente toccante, andare a sfogare appunto certi aspetti che noi abbiamo per scontati nel sociale e nella collocazione proprio in cui ci troviamo nel nostro contesto proprio umano di per sé, al di là del nostro contesto sociale, che lo conosciamo benissimo, quello umano, come tralasciamo alcuni aspetti fondamentali che sicuramente sono non di poca importanza. Non in ultimo la frase che l'avvocato Lopato sottolineava nella sua slide: il silenzio uccide la dignità. Io mi fermerei un attimo e poi passerò, diciamo, a condividere quello che nei tempi previsti dalla mia esperienza pratica come investigatore e come naturalmente anche operatore del sociale, perché credo che è importante condividere anche poter aiutare gli altri naturalmente ad emergere dalle problematiche, se perché uno sia in grado di dialogare e di comunicare. Il silenzio uccide la dignità. Arrivare nei nostri uffici, io dico sempre, questa è la premessa, è molto triste perché quando si arriva già da noi in ufficio di polizia vuol dire che ogni forma di prevenzione, di dialogo si è interrotta. Evidentemente non c'è un metodo per poter arrivare al cuore di quella persona e interagire naturalmente e venire fuori, tirare fuori una soluzione certa che possa porre un rimedio, se non quello dell'attuazione della legge, della norma. E manco fra l'apposta, noi silenzio uccide la dignità, siamo in una città dove i media hanno ampiamente già gettonato questa frase, non mi soffermo a dare dettagli perché non è la sede, ma non intendo poche parole, noi siamo in una città omertosa, dove però spesso volte il silenzio non è la tutela, appunto come diceva, della propria dignità, ma è uccidere quello che è proprio nell'animo uno potrebbe esprimere anche in maniera diversa. Non è necessario, a volte le migliori denunce sono quelle che partono effettivamente portando avanti, come si suol dire, già la verità, che è una cosa molto difficile poter attuare in talune circostanze. Mi fermo qua, poi andiamo nel dettaglio di quello che credo che è l'esperienza della mia attività. Il legislatore ha introdotto un articolo praticamente, l'avvocato Lobato un po' da reato, che è il 612 bis, che rinasce dal 612 e mandato successivamente il 23 febbraio del 2009. Perché faccio questo inciso? Dove ha tirato fuori il ad hoc il 612 bis, che è il reato di stalking. E l'ha detto appunto, dove un'attività continuata, reiterata nei confronti di un soggetto nel tempo riesce a modificare la vita e le condizioni abituali di questa persona al punto tale da indurla al convincimento stesso che probabilmente sarà e comunque sempre una persona che si dovrà mettere in discussione con i propri valori. Ma dove è scritto questo? Cioè, lo stalker è una persona molto abile, spesso molto abile ma molto perseverante. Cosa mi riferisco io? A social network, perché trattando i reati informatici molti fascicoli che pervengono addirittura di minacce, di suicidio da parte anche di ragazze adolescenti, ma vi assicuro anche adulti, sono oggetto di continue minacce, di ricatti. Ricatti che vi assicuro nella nostra amata città, che io amo, di Reggio Calabria, e senza scendere nei dettagli dell'entroterra, senza andare fuori dalla nostra città, ad oggi continuano ad esserci. In famiglia si consumano violenze, si consumano naturalmente degli atti nei confronti dei propri familiari che non sono, diciamo, consoni a quello che è il costume della famiglia, della società che pone, e tutto ciò in assoluto silenzio. Questo ve lo posso garantire purtroppo, io non sono qui per darvi dei dati pedanti, non mi piacciono le statistiche, pure però i fatti poi sono quelli che realmente portano di fronte, dice, ma tu vieni a raccontarci queste cose, dici, ma ci vedo, purtroppo sì, ad oggi è così. E io grazie di veramente all'associazione come Rotary, come tutte le associazioni che nel sociale contribuiscono a veramente in
instillare queste pillole di coraggio che possono veramente avviare un processo di consapevolezza, no? Dove la mattina ci si alza e dice, oh, dice, ma io esisto, io ci sono, io valgo. Non è vero come dice una persona sconosciuta o conosciuta, perché poi c'è un'attività dietro lo sport, dietro il social network, ha una grande abilità che si chiama in inglese di anglosassone grooming, no? Addomesticare, è un termine un po' forte perché si usa per gli animali domestici, anche se sicuramente si avrà una grande gratitudine da parte loro, cosa che invece non avvengono per gli umani. Addomesticare in questo caso è un termine che serve a indurre la vittima a condividere poi successivamente delle avance, sia che si tratti di giornalità o che di campo naturalmente inoltrata, però alla base c'è un comune denominatore, come giustamente la dottoressa Sbatti diceva prima. Il comune denominatore qual è? Una collocazione improvvisa sociale di disadattamento dei problemi di famiglia alla base, perché noi abbiamo attività di indagine non vediamo, il comune denominatore è sempre quello. Però in questo contesto si dice dalla spina, come nasce sicuramente anche la Rosa, vi assicuro che in famiglia che avevano veramente delle condizioni indispensabili a, dico scusatemi se mi permetto di dire questa frase, affinché venisse fuori una persona sicuramente disturbata o tendenzialmente indotta a avere un atteggiamento del genere sociale, vi assicuro che c'è stata la fermezza da parte delle persone a fianco e che hanno veramente tirato fuori queste persone dal cadere del baratro di questo vittimismo. Bullismo è l'anteprima, sia il femminile che il maschile, di quello che sono già gli atti iniziali che nell'adolescenza e oltre pure si consumano negli istituti scolastici in particolare, ma anche nelle associazioni, nelle palestre e quant'altro, no? Cioè colui che vuole condurre necessariamente essere un punto di riferimento a tutti i costi e affermarsi laddove non è stato possibile farlo durante l'adolescenza, e infatti che poi andiamo a scavare un attimino di estrazione familiare o sociale nel contesto in cui si vive, non riesco a emergere, cioè, e viene fuori la figura del bullo, della bulla, ecco perché vi assicuro che il bullismo femminile non è per niente meno di quello che si vede, diciamo, percorso in età ancora più matura. Anzi, ci sono delle ostinatezze, addirittura persone che vengono denunciate anche addirittura sotto casa. Cioè, quando una persona è disturbata e vuole raggiungere un obiettivo e mettersi in testa di distruggere quella persona, per qualsiasi motivo che lo stiamo a tentare, che ha fatto già un bel discursus l'avvocato Lombardi, e ha messo un po' assieme tutte quelle che sono le cause indispensabili affinché questa si configuri, e si mette in testa di fare questo, lo raggiunge a tutti i costi, in caso di suicidio, perché noi, ripeto, molti fascicoli aperti sui profili Facebook, che purtroppo dico, lo voglio sottolineare come ho sempre detto, nelle attività di indagini dei social network, noi abbiamo un margine di autonomia per poter spaziare molto limitato, perché i server dove sono ubicati i social sono ubicati in città straniera, in California, in Palo Alto, in questo caso, nel caso di Facebook, ma non è solo, no? O anche Twitter, o Skype, che sia. Ci sono dei tempi di data retention, così chiamato, la detenzione dei dati, IP, ovvero materialmente da dove parte la connessione, diciamo in maniera in termini più semplici, dura dall'ordine dei 40-60 giorni massimo. Quindi, quando, e qua vi esorto da investigatore, quando si verificano dei fenomeni del genere, bisogna correre subito ai ripari, perché già una denuncia che viene comunicata dall'autorità giudiziaria, noi abbiamo l'obbligo, come autorità, della comunicazione della notizia di reato, passa già un periodo X che dal fatto, specie se le pagine poi incriminate, il profilo viene cancellato, però si è avuto la possibilità di poter memorizzare. E io qua mi fermerò in questo dettaglio pratico stasera, oltre ad altri piccoli accorgimenti, che se poi ci sarà modo, non so, la scaletta del dottor
Alberti poi avrà modo di dire se ci sarà qualche minuto di interazione, fare qualche domanda e risposta, credo che saremo in grado di poter far uscire qualcuno di voi con una risposta più stasera e non generare più confusione, questo è il nostro obiettivo. Questo. Quindi cosa si verifica? Che abbiate la fretta di mettere in questo bianco, se ci sono gli elementi veramente chiari per dover procedere, perché i tempi sono molto, non sono brevi. Poi la magistratura, una volta acquisita la notizia del reato, con la voce di onore che ha, dovrà trasmettere il decreto, il che questo passerà un lasso di tempo ancora più lungo, quindi alla fine scattano i periodi, diciamo, la perentorietà dei tempi scade e non abbiamo risolto il problema. E quindi mi esorto un attimino, quando si verifica questo problema, in specie perché batto sui social, perché vedo molti fascicoli di scrivania, anche sono stati casi di femminicidio o di induzione e istigazione al suicidio che partono in buona parte dai social. Cosa fate in sintesi? Perché credo che poi questo serva poi, come io dico anche in altre scuole, prendere il cosiddetto URL, ovvero quella riga che si vede nella pagina del profilo in questione, copiarla, o se non si riesce a copiare, si può stampare facendo control print, i ragazzi lo sanno benissimo, ormai su Google basta digitare come si fa, c'è scritto tutto, e quello è bello, è importante, non è importante che mi venite a portare in allocco di 100 pagine con tutti i battibecco della chat, a meno che non ci siano contenuti belli pesanti, e allora lì si porta davanti al magistrato il contenuto, ciò permesso che nei tempi previsti si può estrarre comunque. Importante è quel link, perché quel link ci permette di vedere i dati a Facebook nei tempi previsti. Senza quel link, solo con le pagine stampate e il contenuto, vi assicuro che non possiamo fare nulla. Perché quello è l'identificativo, quello è prendere che voi avete una pagina in questione, questo è molto importante, perché nemmeno i colleghi di commissariati spesse volte mi chiamano o le altre forze dell'ordine per dire ma in questi casi. Dico, l'unico elemento è questo. Così come noi, approfitto di questa cosa per dire che stiamo conducendo una serie di step con le scuole, gli istituti scolastici, farò io personalmente una serie di inviti sulla PEC ai vari istituti scolastici di Reggio e Provincia, dove realizzeremo una serie di attività e mi auguro che mi si dia la possibilità, perché dico questo, perché oltre a fare questo la formazione anche a me lei faccio anche attività investigativa, quindi siamo pochissimi quelli che giriamo nelle scuole, lo facciamo anche a tempo libero e lo farò sempre fuori dal servizio, quando c'è, come ho fatto oggi lo farò ancora, perché credo che di informazione non ci sia mai abbastanza. E cosa voglio dire? Si fanno una serie di step sia con docenti che con e con i genitori soprattutto, io batto moltissimo sui genitori perché credo che a volte ci si nasconde dietro il dito, ma io non sono tecnologico, io non sono tecnologica, non è vero, tu non sei tecnologico, però hai il dovere e potere di tutelare tuo figlio e i tuoi figli e quindi vigilare in maniera discreta, se non lo sa fare ti insegni come si fa, ma è importantissimo. A chiusura di questo io volevo dirvi ci siamo, non abbiamo un vero e proprio sportello come avrei voluto, perché non, al momento le istituzioni non ci hanno consentito di fare questo, perché si rischia poi la trasformazione, la personalizzazione delle determinate attività, che se è anche più giusto delle forze dell'ordine dare un giusto. Però vi assicuro che voi quante volte ci scrivete su portello.mcpoliziadistato.it o attraverso il nostro fax, che poi forniremo i dati, noi siamo collegati con il CENAIP e con i servizi e l'associazione centrale, la nostra direzione centrale ogni anno firma dei protocolli di intesa con NUR, con il CORECOM e con tutte le associazioni, con il Gemera Gialla, Save the Children, e tutte le associazioni vicine, in particolare ai minori. Non so se ci sarà modo e tempo, perché io batto molto sugli adolescenti, perché credo che da lì parte anche tutta il tavolo
quello che poi diventano successivamente dei mali incurabili della società. Tuttavia, se avremo il tempo dopo un clip sulla pedofilia, io vorrei mandare come un campanello di allarme molto significativo, anche se il tema della serata è il femminicidio, però guardiamo un attimino un po' la fonte di determinate problematiche dove parla. E poi l'ultima analisi, chiudo. Spesso e volentieri nelle attività di indagine, nell'analisi di cui mi occupo, anche dei dati, telefonini, smartphone, si chiama analisi forense, e la nuova dottrina che dal 2008 ha un divario molto ampio, trovo veramente l'inferno con i cellulari, gli adolescenti. Questo mi fa capire tante cose, c'è una scarsa vigilanza, c'è una disattenzione da parte di quelli che esercitano la parte di questa e dei genitori del territorio in questo caso, perché chi quando si ha la fortuna di averli è una grande cosa, però i genitori devono entrare nella consapevolezza di coprire questo ruolo veramente interessante, che non è facile, ma che è indispensabile. Trovo veramente di tutto di più. Trovo dei profili da tu all'età di 14 anni, da tu sappiamo ormai anche per informazione che è una delle tante chat di incontri, e non di minori ma di adulti, già è anomalo per una persona a 12 anni per un profilo Facebook, forzando la data di nascita e quant'altro, dimmi un po' tu sei normale per un profilo da 2 a 14 anni. Chiudo, vi lascio praticamente se ci saranno domande e risposte noi siamo qua dopo, perché il discorso se dovrà continuare sono sicuro sarà molto più ricco di quanto vi ho detto io finora, e poi avremo modo di concludere con dei dettagli sicuramente mi auguro più interessanti. Grazie per aver accettato.